in casa, maccheroni e maccheroncini. L'impasto l'abbiamo preparato prima, è lo stesso che vi ho spiegato nel video precedente. Trovate il link al video per chi non l'avesse visto nella descrizione. Io ho usato semplicemente oggi, ho usato però semola di grano duro, rimacinata, integrale, e paprika piccante per dargli sia il colore sia un po' il sapore particolare. Questo è il nostro impasto, l'abbiamo fatto riposare mezz'oretta. Questo è il nostro impasto rosso, non so se si vede. Ne prelediamo un pezzettino. Abbiamo già preparato un po' di farina per poi preparare i maccheroni e le pezzettine che ci serviranno. Ne preleviamo un piccolo pezzo. Chiudiamo in modo che non si secchi, quindi rimane intero. Chiudiamo. Facciamo un rotolino con questo. Facciamo un bel rotolino. La dimensione, il diametro diciamo di questo rotolino dipende da che diametro volete poi dei vostri maccheroni. Se volete un maccherone grande, un maccherone medio, un maccheroncino, si può allargare fino a farlo diventare quasi un papero. Noi oggi vediamo solo maccheroni e maccheroncini. Perfetto, ne tagliamo un pezzetto, mettiamo un pezzetto un po' piccolino. Per fare i maccheroni si userebbe il ferro in rame o in bronzo, ma per farli a casa, per chi non ha il ferro, va benissimo anche uno stecchino, i normali stecchini da spiedino, quelli in bambù. La cortezza che bisogna solo avere è quella di passarli un pochino nella farina per evitare magari che l'impasto si attacchi. Se l'impasto è fatto a regola d'arte non si attacca, ma giusto per sicurezza diamo una passatina. Fatto questo, infilziamo il nostro pezzo. Per infilzarlo cerchiamo di prendere la parte centrale del diametro, quindi qua lo infilziamo per tutto. Ok, perfetto. Partiamo dando una prima pressione leggerissima con questa parte del palmo della mano, quindi quella che parte dal polso fino a metà palmo quasi. Iniziamo e gli diamo una leggerissima rotazione. Se osservate, appena fatta la rotazione già inizia a formarsi il buchetto. Fatto questo, proseguiamo e allarghiamo un pochino il nostro maccheroncino, ok? Quindi proseguiamo, lo allarghiamo. Io ho preso la parte un pochino a punta, quindi questo maccheroncino sarà un po' sfigatino, però l'effetto già si inizia a intravedere. C'è il buchetto. Ok. Proviamo, prendiamo un altro pezzetto di impasto, magari più regolare, perché noi abbiamo preso l'unico pezzo che non era regolare. Infilziamo come prima nella parte centrale. Ripassiamo di nuovo lo spiedino per sicurezza nella farina. Ecco, per fare questo lavoro qua usate farina di semola di grano duro, perché proprio si chiama anche farina da spolvero. Va bene perché non si attacca e non viene assorbita troppo dall'impasto. La farina bianca di grano tenero invece non va bene. Quindi infilziamo. Palmo della mano, parte bassa, iniziamo a schiacciare. Non è una vera e propria schiacciare, è un iniziare ad arrotolare. E poi piano piano arrotoliamo e allarghiamo. Ok, questo lo facciamo magari un pochino più grande. Ok, cerchiamo di farlo uguale da tutti i lati. Questo è il nostro maccheroncino bucato e bello grandino. Se volete potete anche scegliere di, ovviamente per mantenergli la forma andranno fatti asciugare
in su, perché vedete, se li appoggiate tendono a chiudersi. Per mantenere la forma li facciamo asciugare la faccia in su. Prendiamo un altro pezzetto di impasto, magari questa volta li facciamo più piccolini. Quindi il procedimento è più o meno come quello per fare le gnocchi: si prendeva un pezzo di impasto, si fa il rotolino come per fare gli gnocchi, si taglia un pezzetto, si infarina poi, specialmente la punta perché è la prima parte che poi entra in contatto con l'impasto. Come vedete non ne serve un quintale di farina, ne basta proprio pochina, giusto per infarinare un pochino il nostro pezzetto. Si infissa, pressione leggerissima, prima pressione, e se vedete già si inizia a formare il buchetto, e poi si prosegue con questo movimento qua. E se volete potete decorarli usando un rigagnocchi. Rigagnocchi, delicatamente continuiamo a far girare il nostro rotolino, il nostro maccheroncino. Ora, eccoci qua. Questo è il nostro bellissimo maccheroncino bucato come si deve e anche rigato. In questo modo la rigatura serve principalmente per far sì che il sugo rimanga, si impregni meglio nella pasta fresca, ma volendo potete anche farli normalmente. Per oggi è tutto, e un'ultima cosa: con questo tipo di pasta qua l'ideale sono i sughi di pesce. Dopodomani troverete una ricetta sempre sul mio canale YouTube Jane Cucina Official su come condire questi maccheroncini con i gamberoni. Buona serata, e mi raccomando, restate a casa e impastate come se non ci fosse un domani. Ringrazio il mio cameraman speciale che è mio marito, e buona giornata. Un bacio a tutti voi. Ciao!